gas. Non lo permetteremo. Possiamo leggere tutte le adesioni, siamo arrivati a 400 adesioni fra istituzioni, movimenti, associazioni, sindacati, le istituzioni, decine di comuni, dal Salento, no TAP, dall'Umbria, dalle Marche, no tubo, dall'Abruzzo tantissimi sindaci, grazie. La regione che è stata con noi e che ha fatto ricorso contro l'autorizzazione della centrale, grazie. E un ringraziamento alla diocesi, al vescovo. Vedere noi entrare in questa piazza con le campane che suonavano è stata un'emozione indelebile e ce la porteremo nel nostro cuore. Io ringrazio tutti, ringraziamo tutti, soprattutto quelli che sono venuti da fuori, dalla Lombardia, da Lecce, dalla Campania, dal Lazio, da Amatrice. Voglio ricordare che c'erano i comitati del centro Italia che hanno subito il terremoto, e questo è un gasdotto dei terremoti. E io passo la parola a Cecilia. Opere strategiche per la politica che trasformeranno il nostro paese in uno snodo di infrastrutture energetiche chiamato hub del gas. Ben 11 i progetti principali tra stoccaggi, gasdotti e pozzi di estrazione solo per il centro Italia, per non parlare del dannosissimo gasdotto TAP pugliese o dei pericolosi siti di stoccaggio diffusi in nord Italia. La grande beffa di tutto ciò è che queste opere creeranno profitti solo per Snam e le altre aziende che commerciano con le fonti fossili, ma graveranno sulla salute dei cittadini e a pagarle saremo noi con gli aumenti sulle bollette. Addirittura inseriscono noi studenti e studentesse dentro percorsi di sfruttamento con l'alternanza scuola-lavoro. È una cosa incredibile, una cosa assurda, che anche in una fase di vacatio, perché di fatto abbiamo un governo che in questo momento è dimissionario, quindi si dovrebbe occupare di ordinaria amministrazione, sta portando avanti, e anche con una certa accelerazione, tutta la procedura. Ecco, io ho già fatto numerosi appelli, lo rifaccio ancora questa sera a tutti i parlamentari presenti, perché si facciano veramente parte attiva, perché oggi si blocchi questa procedura per l'autorizzazione al metanodotto, perché noi vogliamo poter interloquire con un governo legittimo che finalmente possa dare un segno di discontinuità rispetto a tutti gli altri governi che si sono avvicendati in tutti questi anni. Grazie a tutti, veramente, andiamo avanti, non ci fermeremo. Grazie Sindaco, e adesso passo la parola a Giovanna dei Comitati Cittadini per l'Ambiente, che da 13 anni stanno lottando e hanno avviato questa lotta. Benvenuti a tutti, grazie per essere qui così numerosi. Oggi è una giornata storica per Sulmona e la Valle Peligna, perché da questo territorio, dall'Abruzzo e dalle altre regioni, stiamo esprimendo il nostro no alla realizzazione della centrale di compressione del metanodotto Snam Rete Adriatica. Stiamo dicendo no a TAP, agli stoccaggi, alle trivelle. Siamo qui per dire no a coloro che vogliono fare dell'Abruzzo e dell'Italia una piattaforma per l'hub del gas. Perché non vogliamo che lo sviluppo di questa valle, della nostra regione e del nostro paese sia legato ad un modello che perseveri nelle fonti fossili. A questi potentati economici sostenuti da governi miopi e per niente lungimiranti, noi diciamo che se l'Italia volesse, potrebbe giocare invece un ruolo di primo piano nella strategia europea di innovazione tecnologica, ricerca e investimenti che ci porteranno nell'arco di una prossima generazione a liberarci dalla dipendenza fossile. Sulmona, l'Abruzzo e l'Italia hanno ben altro su cui programmare la propria economia, un capitale naturale su cui investire, perché esso stesso ricchezza è sinonimo di prosperità.
Parliamo di patrimonio ambientale, storico, culturale, archeologico e architettonico. Non abbiamo bisogno di opere impattanti come gasdotti, stoccaggi, trivelle, impianti di compressione, spacciate per opere di pubblica utilità, ma che di utile hanno solo i profitti per la SNAM e per la mentre sulla collettività vengono scaricati tutti i costi. Funzionari dei ministeri che stanno prendendo decisioni sulla nostra pelle, che esulano delle loro funzioni. Noi ricordiamo che siamo in uno Stato di diritto e loro stanno violando i principi che fondamentali della nostra democrazia, ignorando tutti gli atti deliberativi di contrarietà all'opera che le istituzioni, dal Comune al Parlamento, hanno espresso e soprattutto stanno calpestando la volontà popolare che non vuole che queste opere vengano realizzate sui loro territori. All'Europa, che vive una profonda contraddizione di fatto, chiediamo coerenza, perché da un lato, come stabilito dagli accordi di Parigi sui cambiamenti climatici, ci dice di ridurre le emissioni in atmosfera e dall'altro finanzia tappe per rete adriatica. Alla SNAM ribadiamo che il nostro territorio non è in vendita, non è in vendita la nostra salute, che non è monetizzabile. Sul Mona, la Valle Peligna e l'Abruzzo non sono terra di conquista o colonie della SNAM. E i territori duramente colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 vanno sostenuti, vanno messi in sicurezza, non gravati di ulteriori rischi per la loro incolumità. A questi signori ricordiamo che siamo cittadini e non sudditi. E se hanno pensato anche solo per un momento che avremmo subito passivamente la loro arroganza, bene, oggi questa massiccia presenza sta dimostrando che noi siamo reattivi e pertanto, come stiamo facendo ormai da oltre 10 anni e mezzo, noi continueremo a difendere la nostra terra e respingendo al mittente la centrale e il metanodotto con tutti i mezzi democratici a nostra disposizione. Un'ultima parola, vorrei che da questa piazza arrivasse a Mario Pizzola, oltre che il nostro applauso, il nostro grazie, una persona che si è sempre battuta per questo progetto e non solo contro questa tematica ambientale, una persona che non può essere qui per mezzi, per motivi di salute, ma la quale noi, tutti i cittadini di Sulmona, dobbiamo dire un profondo grazie Mario! Grazie! Mario! 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 Con Mario eravamo all'Aquila quando è venuto Renzi e ci voleva imporre Ombrina. E abbiamo vinto all'ultimo secondo e abbiamo vinto con la solidarietà e facendo rete con gli altri territori in lotta. Per questo io passo la parola a Serena e Notap, che erano in tanti oggi con noi, e li ringraziamo perché collaborando blocheremo quell'opera, quest'opera e anche le altre che vogliono imporre in altri territori. Siamo uniti in questa battaglia contro l'intero corridoio sud del gas, contro un sistema di oppressione dei popoli e di scelte calate dall'alto. Non siamo qui a combattere contro TAP o contro SNAM, ma contro un'intera opera che vorrebbe mettere a tacere una protesta unica, unita e solidale. Ed è proprio per questo che hanno paura. Speravano di dividere un progetto per dividere le proteste e controllare il dissenso. Ma oggi stiamo dimostrando che così non è. Quando il movimento nacque più di un anno fa, nessuno avrebbe potuto mai immaginare che saremmo arrivati a mettere in difficoltà un sistema capitalista e di poteri occulti che si celano dietro ad una grande opera qual è il corridoio sud del gas. Un'opera che ci viene presentata come strategica per il territorio italiano,
ma che è strategica solo per le tasche di chi specula sulle nostre vite. La loro strategia industriale è sotto gli occhi di tutti: elargire grosse somme di denaro alle popolazioni coinvolte dal tracciato SCP, TANAP, TAP, SNAM, solo per placare ogni forma di protesta del popolo. Ma non hanno capito che siamo tutti consapevoli di essere noi gli artefici del nostro destino, che le nostre armi vincenti sono la solidarietà e l'informazione. Attraverso lo studio dei rischi e la conoscenza capillare del progetto, sì, del progetto, non dei progetti, attraverso le assemblee e gli incontri pubblici, attraverso l'autodeterminazione e la rete creata tra le varie realtà in lotta, rigettiamo al mittente, in maniera decisa e consapevole, l'intero progetto. Siamo stanchi di essere ricattati, siamo stufi di dover dire signor sì, siamo saturi di politicanti che alimentano soprusi. Le scellerate scelte politiche fatte in passato nei nostri territori si sono basate sui sicuri posti di lavoro che alcune aziende e la politica davano e danno per scontato. Gli esempi concreti li vediamo ogni giorno: Ilva, Cerano, Colacem ed altri plessi industriali nascono a ridosso di città martoriate da problemi di salute e inquinamento del territorio. Troppe sono le famiglie decimate da queste scelte, ma è arrivata l'ora di dire basta a questa colonizzazione del terzo millennio. Ci chiedono di scegliere tra la nostra vita e un posto di lavoro. È ora che i cittadini, il popolo intero, si incontri e inizi a mettere un po' di sabbia in questi ingranaggi, ben oliati col sangue delle comunità. Pensiamo ai Mapuche in Argentina, o agli indiani del Dakota, o alle famiglie in Nigeria, o a tutte quelle popolazioni del Medio Oriente, dove sono in atto delle guerre devastanti, figlie di questo sistema, dove gli uomini muoiono sotto la scure di potenze capitalistiche. Anche qui ci vogliono far credere che il problema è politico o religioso, ma in realtà il motore è sempre quello dello sfruttamento delle risorse, della ricerca di combustibili fossili, di progetti di gasdotti, oleodotti o pozzi petroliferi. Il nostro pensiero va anche a quei giornalisti d'inchiesta fatti assassinare perché hanno messo il naso nelle politiche oscure tra gli stati, perché sono risultati scomodi nel momento in cui stavano facendo venire a galla la sporca verità. Pensiamo a Ilaria Alpi, Renata Fonte e tanti altri. E recentemente abbiamo potuto vedere ciò che è successo a Daphne Caruana Galizia, assassinata perché aveva scoperto uno strano passaggio di soldi tra gli eredi della dittatura azera e il sistema politico europeo. Di questo sistema sono emblematiche le parole del figlio di Daphne: se non fosse stata assassinata avrebbe trovato il bandolo della matassa di una storia che inizia in Azerbaigian e termina con un gasdotto da 40 miliardi di dollari in Europa. È questo che vorrebbero imporci e noi dobbiamo ribellarci. Il nostro pensiero va anche a tutte quelle persone che subiscono la costante repressione di uno Stato che mostra il pugno duro contro il suo popolo quando in ballo c'è la difesa di interessi economici. Il nostro pensiero va a quei compagni che non possono tornare attraverso il Daspo nelle campagne di San Basilio. Il nostro pensiero va a Saverio, che purtroppo sta pagando con la perdita della libertà individuale e oggi è in carcere per aver difeso la sua terra, la sua gente, il suo orgoglio. Una forte azione repressiva da parte delle forze dell'ordine, messa in atto da un questore che ha scambiato il Salento per una fucina narcoide, lo ha privato della libertà e di dissentire. Anche questo è il sistema. Per cui un pensiero va anche a chi, come Saverio, in ogni parte d'Italia e del mondo sta subendo repressione solo perché ha detto basta. Eccoci qua, siamo madri e padri di una terra martoriata, siamo quelli che hanno passeggiato sotto la luna nelle campagne di San Basilio, siamo quelli che oggi stanno passeggiando tra le montagne dell'Abruzzo in un cortile
Matteo che unisce questa lotta. Siamo quelli che esultano per una piccola vittoria e che non si abbattono per una sconfitta. Siamo quelli che ci mettono l'amore in tutto ciò che fanno e che desiderano un altro mondo. Siamo quelli che hanno radici ben salde e sguardo verso il cielo. Siamo quelli che non rimangono soli, perché sappiamo di essere tutti uniti contro un mostro di imposizione e devastazione. Siamo uniti verso una lotta epocale. Siamo un popolo, tutti insieme. Un popolo informato e unito che fa paura a chi questa terra la vuole solo dominare e devastare. No TAP! Vi aspettiamo Melendugno! Ciao a tutti, grazie per essere qui. Vi ringrazio a nome del collettivo Altrimenti. Siete davvero numerosi. La vostra presenza così numerosa ci fa sentire di non essere soli. Ci fa sentire che la nostra lotta è condivisa oltre i confini delle nostre montagne ed è una lotta che accomuna cittadini e cittadine di tutto il paese. Ringraziamo i comitati di aver svolto un lavoro eccellente negli ultimi 10 anni, rallentando l'iter procedurale di questo scellerato progetto. Ringraziamo i nostri concittadini peligni e abruzzesi che sono qui a dimostrare di voler difendere la nostra terra da imposizioni calate dall'alto. Ringraziamo anche i nostri fratelli migranti che oggi sono scesi in piazza con noi a difendere il territorio che condividiamo. Un ringraziamento speciale va anche da parte nostra a un tassello fondamentale di questa battaglia, a un uomo che è stato in grado di unire nella lotta 2 generazioni, a Mario Pizzola. Farei un applauso a Mario, grazie. Questa manifestazione non è un punto di arrivo, ma è un nuovo inizio che ci vede sempre più numerosi, più coscienti e più forti. In questa nostra battaglia è in gioco innanzitutto la nostra democrazia. Siamo infatti davanti a una vertenza che vede da un lato le istituzioni e i territori che nel corso degli ultimi anni hanno espresso democraticamente a tutti i livelli la loro contrarietà alla realizzazione del mega gasdotto. E dall'altro lato vede gli interessi rapaci di grandi multinazionali pronte a sacrificare la salute e la sicurezza delle comunità per costruire un'infrastruttura inutile, un'infrastruttura che non serve a soddisfare il fabbisogno dei cittadini, ma che serve ad inserire un'azienda privata nel grande banchetto del mercato europeo delle fonti fossili. Abbiamo visto la nostra democrazia calpestata dall'imposizione di un modello socio-economico basato sullo sfruttamento delle risorse del nostro pianeta e dei suoi abitanti. Abbiamo visto la nostra democrazia calpestata da poteri che non hanno avuto nessuna considerazione delle nostre voci, da una politica che ha definito strategica un'opera che non ha nessuna finalità pubblica, un'opera pensata per aumentare i profitti di privati di grandi multinazionali, scaricando sulle popolazioni i costi economici, sociali ed ambientali. L'unica strategia che a questo punto ci pare chiara è quella volta allo spopolamento delle aree appenniniche, alla marginalizzazione dei territori periferici condannati all'abbandono e alla devastazione. Rivendichiamo la nostra soggettività creativa nella definizione del tipo di economia che vogliamo per il nostro territorio. Un'economia fondata sui bisogni delle comunità, sulla qualità delle relazioni umane, sull'equilibrio tra società ed ecosistemi, sul superamento della dominazione dell'uomo sull'uomo. Crediamo che le forme della produzione e distribuzione dei beni e servizi debbano essere ripensate dalle fondamenta.
La crisi ecologica e il vergognoso sfruttamento che subiscono i lavoratori e i disoccupati del nostro tempo ci pongono la sfida di recuperare il controllo politico della nostra economia. Dovremo essere capaci di cambiare il modo in cui produciamo cibo, il modo in cui produciamo energia, il modo in cui ci spostiamo e il modo in cui consumiamo. È giunto il momento di superare l'economia di rapina che ci opprime. Noi oggi dipendiamo dai signori delle fossili, dipendiamo dalle grandi imprese che controllano l'economia, dipendiamo dalla finanza che decide dei nostri destini. Questa economia della dipendenza vogliamo opporre un'economia dell'interdipendenza. Ai grandi flussi controllati dall'alto vogliamo opporre la rivoluzione pacifica dell'auto-organizzazione dal basso. Infine, al termine di questa giornata, pensiamo già al tempo che verrà. Il coordinamento No Hub del Gas Abruzzo è un cantiere di una rete più grande, una rete nazionale che tiene insieme le vertenze sulle fossili che esistono in tutto il paese. Non ci perdiamo. Abbiamo la possibilità di costruire insieme un grande movimento che parli del futuro del nostro paese e del futuro del nostro pianeta. Concentriamoci nelle prossime settimane su questa sfida organizzativa. Insieme possiamo tanto. Grazie. Grazie Lorenzo. Io sono del movimento No Tubo, è un movimento che si è originato nelle Marche quasi 15 anni fa, quando questo bel progetto è comparso negli albi pretori dei comuni, e da quella volta che continua questa lunghissima battaglia. Ci abbiamo messo qualche anno per renderci conto che non eravamo soli nel nostro paesino, ma che facevamo parte di un movimento molto più vasto e che la nostra battaglia era la battaglia di altri. Io trovo questa situazione surreale. La manifestazione di oggi è bellissima, se serviva un segnale forte c'è stato, però è surreale. Noi siamo qui, veniamo da 5 o 6 regioni, abbiamo fatto centinaia di chilometri per essere qui, e per fare che cosa? Per protestare contro una ditta, perché di questo si tratta. Una ditta che una volta era una premiata ditta e che è riuscita nel difficile intento del palesarsi come nemico dell'umanità, perché questo mi rende in maniera plastica questa piazza. Siamo tutti qui a protestare contro una ditta, di solito è una cosa che, come dire, è un privilegio che si tengono i dittatori, le persone cattive, non delle ditte un tempo premiate. Però in questo sono riusciti, non è cosa da poco, evidentemente la perseveranza premia, vuol dire che dobbiamo imparare anche noi, e abbiamo imparato, perché dopo 15 anni siamo ancora qui, evidentemente non intendiamo mollare. Siamo riusciti a ottenere in questi 15 anni come movimento tutto quello che si può ottenere in un paese civile. Ci hanno dato ragione i comuni, le province, le comunità montane, le regioni e anche lo Stato, perché la Camera dei Deputati ci ha dato ragione in pieno. Tutte queste manifestazioni sono sempre state votate in modo unanime, eppure siamo ancora qui a protestare. C'è ulteriormente qualcosa di surreale, il fatto che oggi qui c'era lo Stato, ci siamo noi, lo Stato siamo noi, eravamo tanti, rappresentativi, rappresentati anche dai nostri rappresentanti più diretti. Non ho mai visto tanti sindaci tutti insieme con le loro fasce, c'era anche il mio che saluto, e ciò nonostante lo Stato opera contro lo Stato. Ma com'è possibile? Come può essere che lo Stato sia contro lo Stato? Evidentemente qualcuno si è appropriato di parti dello Stato e ritiene di poterci, come dire, bypassare, sorpassare, saltare sopra in velocità, in corsa, come se niente fosse. Eppure dopo 15 anni penso che gli abbiamo ben dimostrato che le cose non stanno così. E noi siamo resistenti, resilienti, e continueremo a resistere finché sarà necessario. Vorrei a questo punto dire le ultime quattro cose, che sono: grazie Abruzzo, fortuna che c'è l'Abruzzo, grazie Sulmona, grazie Mario, e visto che è finita, un felice No Tubo a tutti. Allora, dopo Aldo, Lorenza dall'Aquila, perché l'Aquila verrebbe attraversata da più di 20 km di questo gasdotto dei terremoti, iniziamo a chiamarlo così perché tale è.
Anni fa per la prima volta abbiamo chiesto al nostro paese, affermandolo con forza, che volevamo utilizzare i soldi per queste grandi e inutili opere per la messa in sicurezza di tutti i territori dell'Italia. Questo è ancora oggi un invito a farlo, al governo, a quello che ci sarà. Denunciamo una precisa volontà calata dall'alto di depotenziare le aree interne appenniniche, uno spopolamento forzato che non ci permette e non ci permetterà di autodeterminarci né nel nostro presente né nel nostro futuro. Non ci permetterà di decidere uno sviluppo migliore per le nostre vite e per le nostre comunità. Il nostro è un no all'hub del gas, è un no all'hub del gas Abruzzo, è un no fortissimo al progetto SNAM, né qui né altrove. Nelle settimane passate la carovana SNAM ha attraversato anche i territori dell'Aquilano, da Montereale a Navelli. Questi territori saranno maggiormente interessati dall'opera. Il sentimento comune che abbiamo raccolto è stato proprio quello dell'insicurezza, della paura, e però allo stesso tempo un desiderio di difesa dei nostri territori, una volontà di riappropriazione del proprio presente e del nostro futuro. Il nostro è un no che ha tuttavia in seno tanti sì, e sono i più importanti. Non siamo quelli dell'opposizione fine a se stessa, vogliamo sì decidere sul nostro sviluppo, sì sulle nostre economie, sì vogliamo che le nostre comunità guardino a un futuro in maniera più lungimirante, sì alla nostra agricoltura che è un'agricoltura di qualità, di piccoli produttori e che tenga conto dell'ambiente, della tutela dei territori, del reddito per tutte e per tutti e della nostra, e del nostro sostentamento. Il nuovo governo e le forze politiche che lo appoggeranno non potranno non tener conto di questa piazza. Ascolteranno le popolazioni, stracceranno questo progetto, annulleranno la folle legge chiamata Sblocca Italia, perché non possiamo accettare che sulle nostre teste cadano ancora opere dannose, inutili e pericolose come queste. E quando ci diranno che quest'opera è necessaria, quando ci diranno che è utile per il nostro paese, beh, noi penseremo al TAV e a come solo un paio di mesi fa, dopo decenni di lotte costate a molti e a molte, la Commissione Linea Alta Velocità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha riconosciuto che questa è un'opera sovrastimata e che i calcoli della Commissione Europea erano sbagliati, quindi di fatto inutili. La relazione SNAM, in definitiva, concludo, ha parlato delle nostre comunità come scarsamente reattive. Cerchiamo di smentirli in tutti i modi, con le nostre voci e con i nostri corpi. Oggi l'abbiamo fatto in piazza, lo faremo sui cantieri, lo faremo aiutando i nostri compagni e le nostre compagne TAP a Melendugno e in qualunque altro posto. Grazie. E vieni Massimo, prego. Voglio raccontarvi solo quello che è successo e che sta succedendo a noi a San Benedetto, perché San Benedetto è l'emblema della follia dell'hub del gas, è la follia. Vi dico solo, un mega stoccaggio sotto una città densamente abitata, il giacimento è sotto la città, il giacimento è attraversato da faglie. Questo giacimento, l'impianto di superficie, è in mezzo a tre quartieri altamente abitati. Questo, dico, ripeto, San Benedetto è emblematico. La follia è chiaramente una follia di devastazione. Queste non sono aziende, questi sono barbari tecnologici che puntano alla devastazione e allo sfruttamento dei territori. Il problema è che le conseguenze non le pagheremo tante noi, ma le future generazioni, i nostri figli. E noi sono convinto che vinceremo questa battaglia perché c'è grande determinazione e noi non ci fermeremo. E questo è un punto storico che ricorderemo, perché brinderemo tutti insieme, perché la vinceremo questa battaglia. Grazie a tutti. Grazie Massimo. Maria Paola. Oggi sono qui in rappresentanza di un territorio e non di un singolo comitato, il territorio frentano e marruccino, che hanno partecipato ad innumerevoli lotte in questi anni, anche vittoriose.
In Rete Adriatica per noi rappresenta un po' la madre di tutte le battaglie, perché vedete, potrebbe essere un punto di non ritorno per l'intero Abruzzo. Il punto di partenza lo segniamo noi qui oggi con la nostra presenza, allontanando i personalismi e concentrandoci su ciò che non è un no a un singolo progetto, ma è un sì a una nuova politica energetica che veda l'ambiente e il rispetto di esso al centro della nostra vita. Vedete amici, non possiamo più essere frammentati in molteplici lotte. La lotta è unica ed è in difesa dei beni comuni, della madre terra. La vera politica la stiamo facendo noi qui oggi tutti insieme, perché abbiamo preso coscienza di un problema e siamo con la nostra presenza manifestando un pensiero diverso che vuole essere un faro per la politica, un faro che sia via maestra per una politica d'oggi fin troppe volte sorda, falsa, silenziosa, accondiscendente. La nostra forza, il nostro risveglio come cittadini alla pretesa di obbligare la politica a rispettare e difendere i nostri territori e le nostre idee.